Salve a tutti, sono Clelia Catalogna, ho 11 anni e vengo dall'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Canicattì. Io penso che leggere sia fondamentale principalmente per due motivi. Innanzitutto perché dà molti insegnamenti e in secondo luogo perché suscita bellissime emozioni le quali aprono davanti a sé un mondo pieno di luce. Questa settimana ho scelto per voi il libro 1 Nessuno 100.000 di Luigi Pirandello, il quale ha come protagonista il Vitangelo Moscarda. La trama di questo romanzo parla appunto di quest'uomo di nome Vitangelo Moscarda che, non soddisfatto della sua condizione attuale di vita, decide di dare una svolta alla propria esistenza e a tal fine abbandona il lavoro e la moglie. E dopo una serie di innumerevoli vicissitudini, purtroppo il protagonista arriverà alla follia in un ospizio, nel quale però si sentirà libero da ogni regola, in quanto le sue sensazioni lo porteranno a vedere il mondo con un'altra prospettiva. Questo libro mi ha suscitato un senso di solitudine e di tristezza a causa dell'infelicità del protagonista. Tuttavia mi ha insegnato che quello che noi siamo non sembra appare agli occhi delle persone e quindi se vogliamo imporre il nostro essere dobbiamo lottare con tutta la nostra determinazione, e mi ha fatto riflettere più attentamente sul fatto che non bisogna mai giudicare le persone in base all'esteriorità. Ho scelto questo libro per vari motivi, innanzitutto perché Luigi Pirandello, essendo uno scrittore agrigentino, ho avuto modo di visitare i luoghi dove ha vissuto, poi perché lui è stato uno dei primi scrittori che mescola nella sua narrativa la componente psicologica, la quale è proprio questa che mi ha fatto crescere, mi ha fatto riflettere che tutti noi siamo unici, ma possiamo anche essere nessuno nei confronti dell'intero mondo, come possiamo essere anche 100.000 persone diverse nei confronti di chi ci conosce. Come citazione finale ho scelto la frase: una realtà non ci fu data e non c'è, ma dobbiamo farcela noi se vogliamo essere. E non sarà mai una per tutti, una per sempre, ma di continuo infinitamente mutabile.